Buonasera. Buonasera, buon viaggio, buon lavoro, buon tutto. Che settimana, senatore, perché credo che stiate preparando. È vero che lei è instancabile e la vediamo sempre in tour. Sono rientrato dall'Umbria stamattina, sono andato in carcere a Spoleto a incontrare le donne e gli uomini in divisa che spesso lavorano in condizioni più difficili dei carcerati che curano, fra stranieri e spacciatori e persone con problemi psichiatrici. Però sono a Roma, operativo prima di arrivare all'appuntamento del 19, che è un appuntamento, sì. Anzi, ci parto subito sabato. Perché sabato 19 la piazza è quella di San Giovanni, con la Lega che ha voluto fortemente questa manifestazione, la partecipazione poi di Fratelli d'Italia, di Forza Italia. Se non sbaglio, qualche giorno fa, forse il 13 ottobre, il giornale e anche altri quotidiani hanno cominciato a scrivere: finalmente Matteo Salvini guarda al centro, non più a destra. Fosse che l'ha scritta questa cosa il giornale perché ritiene che a un certo punto lei abbia invocato la partecipazione non soltanto, no, di coloro che sono a destra, ma dite venite più numerosi perché ce la possiamo fare, quindi il centro? Ma no, io parlo all'Italia. Ritengo sempre più superate le etichette destra, sinistra, fascisti, comunisti. Di solito le usano quelli che hanno pochi argomenti, non sanno come attaccarmi: fascista, razzista, nazista, sovranista, populista. È una manifestazione ideata dalla Lega. Siamo un po' matti. Io mi ricordo un mese fa quando dissi: riempiamo San Giovanni, e qualche giornalista rideva: e la piazza a sinistra, la piazza dei concerti, la piazza del 1° maggio, non ce la farete mai. Ad oggi ci sono 10 treni pieni e 500 pullman da tutta Italia, tra cui 50 solo dal Lazio, oltre a tutte le romane e i romani che a migliaia ci stanno raccontando che ci saranno, anche perché è una manifestazione nazionale, sui temi nazionali, del lavoro, degli ospedali, delle pensioni, della manovra economica, degli sbarchi. Però a Roma ha un significato particolare, perché ogni giorno che passa sta città è ostaggio di un sindaco, non so come commentarlo, al di là dei colori politici, potrebbe essere anche la mia più cara amica, ma se fosse la mia più cara amica le direi: ci hai provato, dopo 3 anni e mezzo è chiaro che non è il tuo mestiere, senza rancore fatti da parte, perché qua ogni giorno chiude una stazione della metropolitana, si ferma un autobus. Oggi ho letto perfino 2 pagine sul Corriere della Sera con un resoconto imbarazzante tra metropolitane, gli scippi, la monnezza, i topi, i cinghiali, i cavalli, gli alberi abbattuti. Le buche nelle strade, hanno fatto un calcolo, 55.000 buche nelle strade. Ora è chiaro che non è che si creino in 3 anni 55.000 buche nelle strade, quindi è chiaro che i problemi nascono da lontano, l'incuria arriva da lontano, però in 3 anni e mezzo, Dio buono, dal sindaco del cambiamento, dai 5 Stelle, dalla rivoluzione, da Grillo, uno qualcosa si aspettava. Invece è un disastro. Lo dice uno, ve lo ricorderete, che ahimè 3 anni e mezzo come fa, no? disse anche a qui. Roma, piuttosto che provare col PD, che ho già provato, e Rutelli e Marino, cioè, proverei a cambiare e voterei 5 Stelle. Oh, però è peggio di prima, dà risultati, e io ormai vivo a Roma, più che non a Milano, e quindi giro, e quindi mi chiamano da Fonte Laurentina al Flaminio. Io sono stato a visitare lo stadio Flaminio con i comitati di quartiere settimana scorsa, è una roba imbarazzante. Eppure è stato quasi proposto un secondo mandato per Virginia Raggio, insomma, quindi... Ho visto che Grillo e Di Maio la proteggono, ma ho visto che perfino Zingaretti ha detto no, non si dovrebbe dimettere, dovrebbe impegnarsi di più. Però c'è stato, probabilmente, infatti su questo le volevo chiedere, no, senatore, da una parte in prima battuta Zingaretti dice questa cosa, è chiaro, hanno un governo in questo momento insieme, il Partito Democratico... Però il sindaco... Però oggi ci ha ripensato un po' Zingaretti, poi più tardi lo mandiamo. Ci ha un po' ripensato, e secondo lei la politica cosa la porta a pensare? Che qualcuno dentro al Partito Democratico le abbia detto: ma che cosa dice Zingaretti? Ma se uno abita a Roma, vive a Roma, frequenta Roma o lavora a Roma o ama Roma, il sindaco potrebbe anche essere la sua mamma o il suo babbo, ma la città è abbandonata a se stessa, ripeto, al di là delle buche nelle strade. 2019, 22 autobus in fiamme.
Io venerdì probabilmente andrò a visitare un deposito ATAC su invito dei lavoratori che non ce la fanno più. Però sull'immondizia, ma mi pare normale pagare la tassa sui rifiuti come pagano tutto il resto d'Italia e avere cumuli? A me arrivano ogni giorno foto, io non so più dove metterle, le foto sulle mail, su WhatsApp, Salvini qua è così, qua è colà. E ripeto, in un anno ci può stare che non sei esperta e vabbè, al terzo anno e mezzo hai cambiato 10 assessori, hai cambiato 6 volte il consiglio dell'amministrazione della società dei rifiuti, ma quindi vuol dire che non hai idea di cosa fare a Roma. A Ostia mi hanno chiamato, che sono i calcinacci che cadono sulla testa dei passanti dai palazzi popolari. Quindi al di là dell'alleanza PD 5 Stelle, che secondo me è indegna, però vedremo i risultati a livello nazionale, a livello locale che Roma sia abbandonata a se stessa, se aprite i telefoni io penso che anche chi ha votato 5 Stelle al massimo vi potrà dire, cosa che posso anche in parte condividere, è anche colpa di quelli di prima, certo. Però io penso che un romano qualunque in 3 anni e mezzo un segnale di cambiamento se l'aspettasse. Invece il regolamento del commercio è fermo, gli impianti sportivi sono fermi, la metropolitana è ferma, sui rifiuti si pagano 140 euro a tonnellata per mandarli all'estero, perché qua è anche colpa della regione, eh? Qua tiriamo in ballo il signor Zingaretti, perché se la regione ha bloccato tutti i nuovi impianti è chiaro che i rifiuti non è che li puoi mangiare o sotterrare. Però ripeto, sabato pomeriggio in San Giovanni sarà anche l'opportunità per raccogliere le firme da parte dei soli residenti a Roma, che poi consegneremo in Campidoglio, per dire: Virginia, sarei bravissima a fare tante altre cose nella vita, però il sindaco di Roma proprio no. Oh, comunque c'è una frase che dice: no, non c'è niente di meglio che avere un buon nemico. In questo momento lei è diventato il nemico, l'obiettivo preferito da parte del Movimento 5 Stelle, perché l'altro giorno avevamo un esponente di vertice dei 5 Stelle che ha detto: finalmente siamo usciti dalla cappa di xenofobia che ci soffocava. Oh, sì, questo l'ha detto da noi, quindi. Oh, poi a proposito di Virginia Raggi, io ero rimasto molto colpito da un tweet del 10, quindi 4 giorni fa, che non c'entrava niente in realtà con l'argomento, però la tirava in ballo. Io agli appuntamenti internazionali mi presento. Se anche il nostro ex ministro dell'interno avesse partecipato ai summit europei, ne sarei stata fiera. Oggi a Copenaghen, con Al Gore e 70 sindaci di tutto il mondo, Roma e l'Italia ci sono, e finisce con l'hashtag Salvini chiacchierone. A me mi è sembrato del tutto fuori contesto, francamente. Perché... Allora, stanno facendo una manovra economica dove si stanno scannando perché non sanno dove prendere i soldi, e la colpa è mia, perché Salvini ha lasciato i debiti. Gli sbarchi, io mi sono fatto dare i dati aggiornati oggi perché mi hanno chiamato da Lampedusa disperati, non so se avete avuto modo di raccontarlo, però fra ieri sera ancora e stamattina, però sì, ce lo faremo. Tra Sicilia e Calabria 350 sbarchi in una notte, 350, è colpa, non so se anche questo è colpa di Salvini. Guardiamo avanti, ripeto, la sindaca poi oltretutto, incredibile, era a Copenaghen a parlare di rifiuti, mentre Roma è nella situazione in cui è. A Copenaghen un'azienda italiana ha partecipato alla costruzione di un termovalorizzatore ultimo modello, sul tetto del quale hanno costruito una pista da sci per bambini. Si scia tutto l'anno, ci ha sciato anche Christian Ghedina in realtà, proprio in quell'occasione. E allora, al di là della polemica contro Salvini chiacchierone, spero che il sindaco sia andato a vedere come si gestisce la tematica dei rifiuti, che in centro a Copenaghen, senza inquinare, diventano ricchezza. E a Roma sono un delirio. Aspetta, oggi il Corriere della Sera, che non è sicuramente un giornale vicino a me o alla Lega, parlava di gabbiani come pterodattili che si avventano su cittadini, turisti e sacchi della monnetta, e uno dice: vabbè, magari qualcosa in estrema periferia di notte, ma qua a me le foto arrivano alle 10 della mattina. Cioè c'è la puzza fuori dalle scuole alle 10 della mattina, e questo non è colpa di Salvini evidentemente. Oh, però glielo chiediamo spesso quando interviene da noi, senatore, prima di andare poi sui temi nazionali. Questo, da come lei parla, potrebbe portare a pensare: la Lega è pronta, laddove ovviamente i romani lo volessero, al voto ovviamente, a prendersi questa città. Certo. Però poi da un punto di vista numerico
forse ancora non siete pronti ad avere, no, un candidato forte, mi chiedo io, no, oppure no, da soli sicuramente no, però noi governiamo grandi città, faccio l'esempio di Genova, che di problemi ne hanno avuti dal crollo del ponte alle crisi industriali, e lì c'è la Lega che è capofila, c'è un sindaco molto in gamba, civico, un professionista. Come no? C'è un centrodestra allargato anche a liste civiche, a imprenditori, amministratori locali, quindi io non pretendo di essere un genio che non lo sono, né di far tutto da solo, però far meglio della Raggi non mi sembra che... Volete riconvincere Giorgia Meloni? Ma non so se l'onorevole Meloni voglia di nuovo calarsi in questo ruolo. Non entro in casa altrui, so che io ho fatto una riunione anche poco tempo fa con tutti i consiglieri di municipio della Lega, perché siamo presenti in tutti i municipi, abbiamo circa 40 fra donne e uomini che lavorano quotidianamente in tutti i quartieri di Roma, e sicuramente fra di loro, ma anche tra persone esterne alla politica, qualcuno in grado di fare qualcosa di buono, un gioco di squadra, perché qua non è il problema del sindaco, qua la Raggi, facciamo l'assurdo, la Raggi non è capace e va bene, la vogliono tenere lì, però è stata in grado, lei con i 5 Stelle, di mettere insieme una squadra di assessori prontissimi e sveglissimi che riescono a coprire il sindaco che non è capace. E qua il problema è che al sindaco che non è capace si aggiunge una squadra esattamente dello stesso tenore, oltretutto ha cambiato funzionari, dirigenti, presidenti, assessori, amministratori delegati, quindi è veramente, già Roma è difficile, perché sono 2,5 milioni di abitanti, Roma è grande 7 volte Milano, quindi Ostia è lontana dal Campidoglio piuttosto che il Pigneto o Bravetta. Però veramente mi sembra assente. Sì, passa le sue giornate e a me li mandano la mattina, io ormai non rispondo neanche più, guida contro di me. Io non so, cazzo, fai il sindaco di Roma, c'è il tempo di stare contro Salvini. Ma vai a visitare un deposito ATAC, vai in metro ad Anagnina.